In questo video andiamo a sostituire un'antenna TV. O meglio, andiamo a sostituire quella antenna TV con un kit fracarro. Perché sostituire l'antenna? Allora, le motivazioni sono varie, oltre per un discorso qualitativo, perché questa antenna che vedete qua sopra, diciamo che ha fatto la sua epoca, ma soprattutto perché questo kit è fornito anche di filtri 4G e 5G. Cosa succederà con questo cambio di frequenza, con questo switch, con il nuovo T2? In poche parole, verranno eliminate le frequenze che, diciamo, andranno sopra i 695 MHz, perché verranno dedicate al 5G. In più ci saranno dei filtri all'interno di queste antenne che permetteranno proprio di evitare che le frequenze dedicate alla trasmissione dati possano creare disturbo anche a quelle che sono le frequenze per la TV. In più, un livello di qualità maggiore, quindi canali in HD, cambierà tanto ed è buona cosa, come dire, aggiornare il proprio impianto TV. Io in questo caso, ripeto, ho utilizzato un kit della Fracarro che veramente trovo ottimo, con antenne terza e quarta e quinta banda. All'interno troviamo anche questo, che non è altro che il nostro miscelatore, quindi dove noi andremo a mettere le nostre antenne e poi usciremo e andiamo a collegare, portare il cavo fino a sotto all'appartamento e mettere il nostro alimentatore, che ora mostro. Eccolo qui. Quindi, perché tutti questi componenti? Beh, semplice, le due antenne che avranno, una dovrà prendere una frequenza e un'altra tipologia di frequenza, verranno miscelate all'interno di questo, dove scenderà giù, verranno alimentate, quindi quelle frequenze che arriveranno all'antenna verranno alimentate da questo alimentatore, che poi di conseguenza andrà a distribuire il segnale nelle varie TV. Ora, ho dato una spiegazione molto stretta e poco tecnica forse, ma è per far capire il concetto e per far capire a cosa servono tutti questi componenti e perché serve sostituire l'antenna o aggiornarla. Spero che questo video sarà utile per capire come aggiornarlo e su quali prodotti poter puntare o dover puntare. Quale sarà la mappatura che utilizzeremo per collegare queste antenne? Beh, semplice, vi faccio vedere lo schema. Quindi eccolo qui, dove noi andiamo a montare le due antenne che andranno all'interno del miscelatore, usciranno, andranno all'amplificatore. Dall'amplificatore si utilizzerà un distributore dove andrà alle varie TV. Ecco, in poche parole, il collegamento. Quindi ora andiamo a smontare l'antenna e a montare questa nuova. Perfetto, abbiamo assemblato le due antenne, quindi quella che è la VHF e la UHF. Adesso andiamo a collegare i cavi qui e qui e poi li montiamo sul palo. Nel frattempo il boss smonta l'antenna. Messo giù la vecchia, adesso lo smontiamo dal palo e andiamo a montare la nuova. Prepariamo il connettore, quindi tagliamo il cavo, rigiriamo la garza, così. Eliminiamo questo pezzo, prendiamo connettore F e lo avvitiamo.
E poi ultima procedura importante, tagliare di sguincio così che questa è a punta e entra bene nei connettori. Perfetto, messi i due cavi, uno e due sull'altra antenna e la corda, adesso li andiamo a montare e a collegare, perché due cavi, uno sarà UHF e uno VHF, quindi poi andiamo a puntare con lo strumento ogni singola antenna. Ok, abbiamo montato l'antenna, non so se si vede, facciamo un'inquadratura dall'alto a basso e adesso sto puntando ogni singola antenna, quindi la terza banda, la quinta banda, utilizzando questo strumento. Allora, voglio fare una premessa, naturalmente non parliamo di uno strumento super professionale, cioè è uno strumento che aiuta a misurare le frequenze, ottimo per piccoli impiantini come questi. Naturalmente non è da paragonare con uno strumento professionale che utilizza un antennista, però è un buon aiuto per piccoli impianti come questo. Un singolo appartamento può essere sufficiente. Dicevo, naturalmente non è uno strumento che va utilizzato e visto come professionale, ma aiuta a capire come ci dobbiamo muovere. Allora, accendendo lo strumento, noi andiamo su T2. In questo momento ho collegato l'antenna sotto, quindi la VHF. Voglio andare a vedere le frequenze che a me interessano, che in questo caso è la 219. Riesco a vedere il livello e la qualità e in base a questo poi lo vado a direzionare. Stessa cosa farò sulle altre frequenze, su la UHF, quindi lavorando su frequenze come 514 o ad esempio la 6 e 18. Quale frequenza utilizzare per misurare? Questo trovate su internet tutte le frequenze che servono in base alla regione. Da lì poi capite dove dovete muovervi, dovete cercare di trovare le frequenze in base al tipo di antenna, quindi se parliamo di terza banda VHF andiamo a cercare le frequenze dei canali come RAI che ci interessano. Stesso discorso per la UHF, quindi la quarta e quinta banda. Ok, una volta puntate le antenne, adesso andiamo a ricollegare i cavi sulle entrate, quindi sulle bande UHF e VHF, e poi dall'uscita andremo di nuovo a rimisurare. Perfetto, una volta montato l'amplificatore andiamo a verificare tutte le frequenze. Allora, 219 perfetta, 3,5 perfetta, che è la VHF. Poi andiamo a vedere le frequenze 5,14, ottimo, e 6,18 perfetto. Io mi baso su queste di frequenze, poi basta vedere l'elenco di frequenze per dove vanno tutti i canali, però ottimo, prende tutte le frequenze in maniera perfetta. Allora, adesso invece andiamo a montare il decoder, quindi il nuovo decoder T2. Io ho preso questo modello, ora economico, 30 euro di decoder, nulla di particolare. Vediamo come va, però intanto spieghiamo anche come installare questo. Poi, per poter capire se il nostro televisore è abilitato ai nuovi canali, basta utilizzare i canali test, cioè il canale 100 o 200. Allora, andiamo a aprire il nostro decoder e troveremo il nostro decoderino. Dove andiamo ad attaccare l'antenna,
E poi o il cavo HD o la presa SCART. E poi il cavo Ethernet per altre funzioni. Quindi che cosa faremo? Utilizzeremo il cavo HDMI. Andremo sul televisore, collegheremo il cavo HDMI sull'uscita HDMI e l'antenna su questo cavo di antenna. In poche parole, il segnale arriverà a lui, il segnale dell'antenna. Lui decodificherà, si gestirà tutto quanto tramite il telecomando e l'uscita video arriverà al nostro televisore o tramite HD o tramite i vecchi televisori con la presa SCART. Ok, installato il nuovo impianto con il nuovo decoder, ora appoggiato un attimo provvisoriamente, vediamo che prendono tutti i canali in HD. Ora, come verificare se il decoder è T2? Basta utilizzare il canale 100, se compare questo, sia sul canale 100 che canale 200, significa che il televisore o il decoder è abilitato al T2.